Parlare in una vecchia stazione di Calabria Terra Inquieta mi sembra una bella trovata, è una bella trovata come una bella trovata l'iniziativa di Sciabaca, una serie di manifestazioni, di iniziative, di riflessioni sulla Calabria. Io cercherò di occuparmi del perché questa terra è stata vista come una terra in fuga, come una terra di passaggio, come una terra di transito, del perché i calabresi hanno una storia di inquietudine, di mobilità, di fughe, e nello stesso tempo del perché negli ultimi tempi hanno anche vicende di ritorno. La dialettica partire e restare appartiene all'antropologia della Calabria, dei calabresi. Un calabrese sta fermo anche quando viaggia, dice Varvaro, e viaggia anche quando sta fermo. E bisogna capire le ragioni, diciamo, storiche, sociali, economiche, antropologiche di questa mobilità, non ricondurle a fattori razziali, etniche, ma legarle a una storia di catastrofi, di terremoti, di alluvioni, di spostamenti, spesso legata al bisogno di trovare nuove terre produttive. E quindi da questo punto di vista la mobilità riflette una condizione geologica, una condizione antropologica, sociale. Oggi ci troviamo di fronte al grande fenomeno dello spopolamento, dell'abbandono delle zone interne, e secondo me è questo il tema che ci accompagnerà nei prossimi decenni. Cosa fare, cosa si potrebbe fare per rivitalizzare in maniera nuova questi centri spopolati? È possibile farlo per tutti? È possibile far arrivare gli immigrati? È possibile lanciare nuove forme di economia? Ci vuole un grande progetto politico, culturale, mentale delle popolazioni, ci vuole una grande resistenza. Io credo che iniziative come queste aiutano appunto a riflettere su tutti questi aspetti.